Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Io sono sempre il vostro Magic Nozzo 93 e oggi siamo ancora qui in compagnia su Magic the Gathering Arena. Ne approfitto per invitare tutti chi mi volesse sostenere appunto a iscrivervi ai miei canali Twitch e YouTube, dove ho lo stesso nome, quindi Magic Nozzo 93. E soprattutto a commentare sia i video che soprattutto sia i video che in live, perché ho comunque sempre piacere di poter rispondere a tutti, di poter parlare sempre con persone nuove. Quindi se volete supportarmi, se vi piace stare in mia compagnia o solo anche solo per gentilezza, vi invito appunto a iscrivervi sia su YouTube che su Twitch e commentate, commentate, commentate. Oggi, in particolar modo, era da un po' in realtà che volevo portare questo mazzo, il primo video dopo l'uscita di Strixhaven che ho fatto, il primo video dopo che uscì Strixhaven, fu un mono white Magecraft. In modo da spiegare appunto questa nuova meccanica, per spiegare e mostrare la nuova meccanica del Magecraft introdotta con Strixhaven. Oggi volevo portare un mazzo che è un gradino sopra, nel senso che a cui viene aggiunto un colore, ma la meccanica di base resta la stessa, quindi si basa sempre sul Magecraft come il mono white che ho portato diversi giorni fa, però gli ho aggiunto un colore, anzi non gliel'ho aggiunto io in realtà, perché questa lista, ok, è una lista che ho copiato pari pari, perché è una lista che ha fatto, mi sembra, 7-1 o 7-2, comunque bel risultato all'ultimo Standard Metagame Challenge. Mi sembra 7-1 perché con 2 perdevi. Sì, 7-1. E l'ho vista giocare anche da tante persone questa lista. Non è male, non è per niente male. Anzi, se ha fatto 7-1 vuol dire che è una lista fatta molto bene. Non so chi sia il creatore di questa lista, non mi ricordo il nome, il nickname del giocatore che l'ha fatta. Comunque, complimenti a lui, sia perché la lista comunque è una buonissima lista, sia perché ha fatto 7-1 a quell'evento. Quindi, complimenti a lui. E se non ti dispiace, vorrei continuare il tuo mito portando anch'io questa lista, ovvero Hordes of Magecraft. Appunto, come dicevo, questa particolare lista di Hordes of Magecraft che gioca Lurrus come compagno, quindi tutti permanenti a 2 o inferiore, e ha fatto 7-1 all'ultimo Standard Metagame Challenge, quindi un buonissimo risultato, anzi quasi l'unplaying, quasi perfetto, se non fosse per quell'unica sconfitta. È una lista veramente, veramente molto interessante. L'ho provata non tanto, l'ho provata un po' in realtà, e mi ricordo in particolar modo un matchup che ho fatto con questa lista in cui ho chiuso con 2 creature e 14 danni in un turno. L'oppo non ha bloccato sull'attacco delle mie 2 creature e si è ritrovato a meno 1 dopo il calcolo dei danni. Quindi è una lista molto molto interessante. Ma soprattutto l'abilità Magecraft, raga, è molto interessante come abilità. Secondo me vedrà in standard sicuramente vedrà molto gioco. In historic e negli altri formati non lo so, non lo so. Ma in standard sicuramente vedrà molto gioco. In historic ho visto che non ci sono tanti mazzi che si basano sul Magecraft. Qualche mazzo gioca carte con Magecraft, ma nessuno che si basi su questa meccanica.
quindi magari non è ancora riuscita a intaccare l'historic, ma in standard è una meccanica che si sta vedendo, molto gioco. Tra parentesi, ho in cantiere anche un altro Magecraft, Naya, perché in realtà si può fare con quasi tutti i colori, in realtà. Perché tutti i colori, comunque, quasi tutti i colori, hanno carte con Magecraft. E diciamo che secondo me i colori principali sono il nero e il bianco. Il bianco soprattutto. Il bianco soprattutto. Ma anche nel nero ci sono tante creature interessanti con Magecraft. E qualcosina anche nel verde. Il rosso. Credo che non abbia molte cose con Magecraft, o forse addirittura non ce n'è nessuna, o comunque nessuna di spaziale. Mentre verde, nero e bianco, bianco soprattutto, hanno molte carte interessanti con Magecraft. Ma Naya lo vedremo un'altra volta. Oggi voglio vedere Hordes of Magecraft. In particolar modo appunto la versione di questo misterioso giocatore di cui non so il nome e che ha fatto 7-1 all'ultimo Standard Metagame Challenge. Quindi complimenti, chiunque tu sia. Se mai guarderai questo video, complimenti. Compliment for your 7-1 to the Standard Metagame Challenge. And this is the list. Come vedete la curva A2 è enorme, è veramente infinita. Quindi sono ben 25 drop A2, 14 A1, 2 drop A3, 1 drop A4 e basta. La media la media è 1.8, quindi una delle medie più basse che abbia mai visto in tutti i formati, però ci sta perché abbiamo appunto l'Urus come compagno, quindi non possiamo giocare drop a 3 e a 4, permanenti anzi a 3 o a 4, quindi è normale che la curva A2 o quella A1 siano più preponderanti. L'unica carta A4 è una monocopia del Silver Quill Command. A mio parere uno dei più forti command che hanno stampato. Questo e quello Boros, secondo me, sono i migliori. Quello che mi fa meno, che mi piace di meno è quello Golgari a costo 2, che secondo me non è all'altezza degli altri. Questo command è molto 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 interessante, perché ne scegliamo due effetti. Una creatura prende più 3 più 3 e volare fino alla fine del turno, cosa molto utile in questo mazzo. Oppure, altra cosa molto utile in questo mazzo, riprendiamo una creatura con costo di mana pari a 2 o inferiore dal cimitero al campo. Molto utile perché abbiamo solo drop a 2 o a 1, quindi ok. Un giocatore bersaglio pesca una carta e perde una vita, utile se vogliamo pescare una carta. Oppure un avversario bersaglio sacrifica una creatura. Utile contro, per esempio, i mazzi combo. I mazzi combo tipo che si vedono adesso, che magari giocano la combo con il dragone, il Lordhold, qualcosa, Voracious, o il dragone 5-5 con Haste, Vigilance e Cautela. Perché in campo avrà quasi sicuramente solo quello, quindi questa qui è estremamente utile. Utile anche per le combo contro. Per le combo tipo con Dream Trawler o per le combo con Coma nel caso. Utile contro i mazzi combo se l'opponent ha una sola creatura. Se l'opponent ha tante creature, vabbè, può comunque essere utile per togliere una creatura dal campo dell'avversario. Ma penso che gli effetti che useremo di più in questo particolare mazzo sono il primo e il secondo. E qualche volta il terzo, ma il primo e il secondo in particolar modo. E monocopia perché, secondo me, poi credo, l'ha messo in monocopia perché è abbastanza situazionale, cioè si può vincere tranquillamente anche senza, ma se lo vedessimo, diciamo che aiuterebbe. Aiuterebbe. Ma
E poi vabbè, l'unica magia a tre, che poi in realtà non è a tre perché non la faremo mai a tre, è Aghanim's Awakening in due copie, utile se fatta a costo 5 per riprendere pezzo a 2 e pezzo a 1, o perché no, anche fatta a costo 6 per riprendere eventualmente anche l'Urrus se è finito al cimitero. E in più fa la terra, perché il mazzo gioca poche terre, 18 terre base più 2 Aghadims e 2 Kabira, quindi 22 terre in totale, che ci stanno per un mazzo con Yorion. Non servono centinaia di migliaia di terre per un mazzo con Yorion, quindi ci può stare. Ma veniamo al cuore, al motivo di questo mazzo, ovvero il Magecraft. Le carte con Magecraft in realtà non sono tante. Sono fondamentalmente 7, ovvero Cleaver Lumimancer, non Luminancer, Lumimancer a 2M, ok, Lumimancer, e Leonin Lightscrib, che il creatore di questo mazzo gioca in 3 copie. Io ne ho 3 copie, non ne ho 4 perché non ho ancora farmato, non ho ancora trovato l'ultima, ma la vorrei farmare in realtà, solo che il problema è sempre quello, cioè che ho poche rare a disposizione. Ma la versione originale comunque gioca 3 Leonin, non 4. Scelte? Ok, però sono una scelta forse corretta in realtà. E quindi il Magecraft fondamentalmente si basa su queste due carte. Lumimancer, per chi non l'avesse ancora vista, è un drop a 1, 0-1, con Magecraft, ovvero ogni volta che castiamo o copiamo un instant o una sorcery, solo instant e sorcery, mi raccomando, il Magecraft funziona solo con le instant e le sorcery, se le castiamo o se le copiamo. Non è come Prowess che funziona se lanci una magia non creatura, quindi anche un incantesimo o un artefatto, per esempio. Magecraft è solo con le instant e le sorcery, solo se le castiamo o le copiamo. E però lei prende +2/+2 fino alla fine del turno. Molto interessante. L'altra magia, l'altro Magecraft lo abbiamo con Leonin Lightscrib, ovvero ogni volta che castiamo o copiamo un instant o una sorcery, le creature che controlliamo, quindi tutte le creature, prendono +1/+1 fino alla fine del turno. Questa carta qui, raga, è meravigliosa, meravigliosa. Come vi dicevo all'inizio del video, nei test che ho fatto con questo mazzo ho vinto alcune partite, ne ho perse altre perché comunque mazzo nuovo, carte anche nuove, quindi non so mai bene come giocarle a volte, quindi non le ho vinte tutte, alcune le ho anche perse, ma in una in particolare mi è rimasta impressa perché avevo in campo Usher of the Fallen e Leonin, che hanno fatto complessivamente 14 danni all'avversario. Io semplicemente sono andato ho attaccato. L'oppo poteva bloccare perché aveva due o tre bloccanti, mi sembra, ma si sentiva fiducioso perché era 14 punti vita o 13 punti vita. Pensava che io avevo tipo 3 terre open, quindi neanche tante, ma quindi si sentiva fiducioso del non morire, ok? In realtà si è beccato 14 danni in un solo turno, grazie appunto all'abilità di Leonin che dà +1/+1 ogni volta che castiamo o copiamo un instant o una sorcery. E difatti il mazzo contiene 15 istantanei e 7 stregonerie, quindi 22 magie in totale. Che appunto servono per attivare il nostro Magecraft. Ma il mazzo non si basa solo su Magecraft, abbiamo tante altre carte interessanti e la più interessante probabilmente è il Clarion Spirit, perché è un 2-2 a costo 2 e ogni volta che castiamo la seconda magia in ogni turno, quindi volendo anche nel turno dell'avversario, anche se non sono mai riuscito a farlo, devo essere sincero, creiamo uno spiritello 1-1 con volare. Che può sembrare una stronzata, ma quando ne hai 3 o 4 in campo e lanci magie instant e sorcery con Leonin in campo, tutte le creature prendono +1/+1, +1/+1, +1/+1, quindi questi spiritelli diventano 2-2, 3-3, 4-4, diventano
assai molesti, molto molto molesti. Quindi questo qua è una carta fondamentale in questo mazzo, come lo è il Leonin, come lo è il Luminancer. Le altre creature diciamo che aiutano il mazzo, come per esempio Selfless Savior, è utile perché sacrificandolo da indistruttibile a una creatura. Stanno girando in realtà molte removal che sono praticamente l'anti-Selfless Savior, tipo quelle removal che danno meno-meno. In questo caso il Selfless Savior diventa inutile. Oppure le carte che dicono esilia una creatura bersaglio, tipo la nuova carta che è uscita in Strix 7, ovvero Baleful Mastery. Questa qui è una carta che rende praticamente inutile l'effetto di Selfless Savior, perché semplicemente a costo 2 può esiliare una creatura o un Planeswalker, e quindi purtroppo Selfless Savior non può fare nulla. Oppure anche c'è un'altra carta di cui non mi ricordo il nome, che dà meno X a una creatura a costo 2 instant, dove X è 7 meno il numero di carte che l'oppo ha in mano. Quindi tipo, si chiama? Ce l'ho in real. Ce l'ho in real, non mi ricordo come si chiama. Ma è una carta molto interessante, perché appunto può girare attorno a tutte quelle carte che danno o hanno indistruttibile. Fallire, questa, ve la mostro, questa. Questa nuova carta qui è molto molto interessante. È molto interessante perché appunto rende vano Selfless Savior e rende vani tutti gli effetti che hanno indistruttibile, come appunto anche Baleful Mastery. Però comunque Selfless Savior resta comunque una carta interessante contro carte come Heartless Act, Eliminate, Murderous Rider, non lo so, Bloodshift Thirst e così via. L'altra carta interessante è Asher of the Fallen, perché come per il Clarion Spirit, il suo boss, tappando 2, ci permette di creare un umano 1-1 guerriero bianco da solo. Cioè, uno solo non fa molto, ma quando poi in campo c'è un Leonin che ogni volta che lanciamo un Instant Arma Sorcery dà più 1/+1 a tutte le creature, anche questi piccoli token iniziano a diventare grandi. Quindi può essere utile. Per chi non se lo ricordasse, il Boast è un'attività, un'abilità entrata con Kaldheim, e che dice che se questa creatura ha attaccato in questo turno, possiamo attivare il suo Boast. Possiamo anche attivarlo a instant, nel senso la creatura attacca prima dei blocchi, prima dei danni, quando vi pare, possiamo tappare due e creare questo pitocco 1-1. Una singola copia di Cling to Dust, prima le creature, l'altra creatura è Seasoned Hollowblade, molto interessante, un 3-1 che scartando una carta prende indistruttibile, però va tappato. Scartando una carta lo tappiamo e prende indistruttibile fino alla fine del turno. Questa carta mi piace e non mi piace. Perché? Mi piace perché può scartare, cioè scartando una carta diventa indistruttibile, quindi non è così semplice rimuoverla dal campo di battaglia. Però questo è un mazzo che non ha tanti modi per pescare, quindi scartarci carte all'infinito per rendere lui indistruttibile ci salva lui, ma poi ci fa stare senza carte in mano, quindi è da dosare bene il suo effetto, però è molto 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 utile. Soprattutto con Leonin in campo, che dà più 1/+1 a tutte le creature, lui diventa un 4-2, 5-3 e così via. Quindi molto interessante. E l'ultima creatura, no, questa qui è l'ultima creatura. Ok. Quindi le creature, abbiamo 4 Luminancer, 4 Clarion Spirit, 4 Savior, 2 Asher of the Fallen, 3 Leonin e 3 Seasoned Hollowblade, ovvero 20 creature. Più tutte le altre host instant sorcery, ovvero Command, l'abbiamo già visto, Agadims, Kabila Takedown, utile perché può fungere da removal oppure da terra, perché fa danno in base al numero di creature che controlliamo, a una creatura o a un Planeswalker, quindi attenzione, perché può colpire anche un Planeswalker.
E poi abbiamo le magie 1 sono Defiant Strike e Cling to Dust. Cling to Dust è situazionale, però è un instant. È un instant. Ci può far far vite, ci può pescare, ci può far esiliare carte dal cimitero, quindi magari contro Rogue è utile perché ci teniamo vuoto il cimitero. E poi peschiamo o facciamo vite, quindi in base a quello che ci serve. In più è un instant, quindi Cleaver prenderebbe più 2 quando lo lanciamo e Leonin darebbe a tutti quanti più 1. Interessante. Ma quello più interessante è questa, Defiant Strike, in versione archivio mistico, molto bella. E, a instant, costo 1, una creatura bersaglio prende più 1/+0 fino alla fine del turno e peschiamo una carta. Molto utile, soprattutto fatta su Cleaver, che prenderebbe più 3/+2 grazie alla sua abilità. Quindi molto interessante, con il Leonin in campo tutte le creature prenderebbero più 1/+1. Quindi questa è una carta molto molto interessante in questo mazzo. E Kabira, poi abbiamo Show of Confidence, raga, non potete capire quanto sia forte questa carta. È qualcosa di immenso questa carta. When you cast this spell, copy it for each other instant and sorcery spell you've cast this turn. You may choose new targets for the copies and put a +1/+1 counter on target creature. It gains vigilance until end of the turn. Vuol dire che facciamo conto, 4 terre, noi possiamo fare, per esempio, Defiant Strike, Cling to Dust, e sono già due magie, con se abbiamo in campo Cleaver e Leonin prenderebbe lei +4 e lui dà +2/+2 a tutte le creature, e poi magari castiamo anche Show of Confidence, ovvero e la possiamo copiare due volte, perché prima di lei abbiamo lanciato due magie, il che vuol dire che avremo altre 3 spell in pila. Il che vuol dire che Luminance prenderebbe ulteriori +6/+6, Leonin darebbe ulteriori +3/+3 a tutte le creature e Show of Confidence metterebbe 3 segnalini +1/+1 su creature. È bellissima. Secondo me il dare Vigilance è la cosa più inutile di questa carta, secondo me, perché la faremo quasi sempre a instant. Cioè, noi attaccheremo con le creature. L'oppo sceglierà i bloccanti e poi o magari non bloccherà proprio, e in base poi a quello noi lanceremo Show of Confidence. Cioè, lanceremo prima altre magie e poi Show of Confidence. E le nostre creature non prenderanno Vigilance, ma visto che sono già tappate non servirà a niente. Però l'oppo si prenderà una baracca di danni. Se noi lo facciamo prima del combattimento, l'oppo già vede quanto sono grosse le nostre creature e di sicuro bloccherà per non morire. Quindi, secondo me, dipende. Il fatto di dare vigilance è utile per poi avere le creature stappate nel turno dell'avversario. Ma secondo me è meglio farlo a instant, secondo me, in base a come e se blocca l'opponent. Poi vabbè, 3 copie di Artless Act è comunque un instant, quindi attiva il Magecraft e distrugge una creatura. Poi abbiamo questa nuova carta, Plumb the Forbidden. All'inizio non capivo perché giocasse questa carta, poi ci ho un attimo pensato e ho capito. Perché la carta dice è un drop a 2 a instant. E l'effetto è you draw a card and you lose one life. È un peschino a costo 2. Ok? Però dice come costo addizionale per castare questa magia, you may sacrifice one or more creatures. When you do copy this spell for each creature sacrificed this way. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi quando castiamo questa magia possiamo sacrificare una o più creature. Non dobbiamo farla per forza. Se non sacrifichiamo niente, peschiamo una carta e perdiamo una vita. E essendo un instant, attiviamo il Magecraft di Leonin e Cleaver. Ma se noi in campo abbiamo, per esempio,
pitocchi fatti con Asher, pitocchi fatti con Clarion e così via, possiamo sacrificarne magari uno o due, non tanti, e copiare questa magia una, due o tre volte. Cosa vuol dire? Che oltre che pescare più carte, perdiamo anche più vite, va bene, però peschiamo più carte e con Leonin o Cleaver in campo succede che la magia viene copiata due o tre volte in base a quante creature sacrifichiamo e vuol dire che Leonin dà più uno più uno, più uno più uno, più uno più uno ogni volta che noi copiamo la magia. E qui, e questa è la genialata. Se non abbiamo creature da sacrificarci, semplicemente la lanciamo, attiviamo il Magecraft una sola volta e poi peschiamo una carta. Semplicemente. L'altra carta che giochiamo in quattro copie, che gioca in quattro copie questo mazzo, è Humiliate, sempre dal nuovo set di Strixhaven. Molto interessante, costo 2, bianco e nero, stregoneria. L'avversario rivela la mano, è già molto utile. Scegliamo una carta non terra, altra cosa molto utile, e quel giocatore scarta quella carta. Possiamo scartare creatura, planeswalker, removal, qualunque cosa. E in più metteremo un più uno counter su una creatura che controlliamo. Altra cosa molto utile, perché se mettiamo un più uno su Cleaver, già di base è un 1-2, quindi con il Magecraft diventa poi ancora più forte. Oppure sull'Usher diventa un 3-2, sullo Spirito diventa un 3-3, Leonin 3-3, Hallowblade 4-2, quindi è utile per potenziare perennemente le nostre creature, perché il counter è permanente, al contrario del Magecraft che è fino alla fine del turno. E in più fa scartare carta, quindi bella, bella. E poi una monocopia, una sola, di Vanishing Verse. Instant a costo 2, Orzhov, semplicemente dice esilia una creatura, anzi, sorry, esilia un permanente monocolore, monocolored permanent. Purtroppo non può esiliare tipo carte come Ugin, perché Ugin non ha colore. Però può esiliare comunque diversi planeswalker, per esempio Teferi, per esempio Rowan Will, perché sono o blu o rosso. Non può esiliare per esempio Ashok, e neanche Valky, perché sono bicolore. Però può comunque togliere permanenti brutti tipo Greytenge, può togliere Embercleave, può togliere tanti permanenti molesti, anche creature ovviamente. Ed è una carta che esilia, quindi anche questa gira attorno all'indistruttibile. Ok? Quindi interessante. Io forse ne giocherei anche due copie di questa carta. Non mi fa impazzire, forse anche al creatore del mazzo non faceva impazzire, perché è, dice monocolored permanent e alla fine ci sono molti permanenti molesti che sono bicolori, ma anche monocolori, quindi in realtà forse due copie non ci starebbero male, in realtà. Però lì è una scelta. Poi Aghadim's Awakening, Silver Kill Command e 18 terre, 5 Plains, 5 Swamp, 4 Pathway. Il mazzo giocherebbe 4 Snarl, le nuove terre rare di Strixhaven. Ne ho 2 perché le ho trovate e non ho le altre 2 e raga, come sempre dico, ho poche rare, voglio cercare di risparmiarle un po'. E quindi ho messo il Temple of Silence. Lo so, non sono il massimo, avete ragione. Però, se voi li avete, mettete 4 Snarl e bella. E niente, questo è il mazzo. Basa la sua strategia sul Magecraft e poi cerca di chiudere ovviamente con le creature e nel più breve tempo possibile, lanciando instant su instant su instant su instant. Questo è l'unica sorsa, io penso che sia Humiliate. Sì. L'unica sorcery è Humiliate. E vabbè, Aghadim's Awakening, ma vabbè. Questa è anche Silver Kill Command, sì. Ne ha 5 fondamentalmente di sorcery, ovvero queste qui. E vabbè, Aghadim's Awakening, ma insomma. La faremo più spesso forse come terra in realtà. Ma dipende, dipende.
Di sorcery ne ha poche comunque, ne ha 4, 5 e contando anche questa ne ha 7. Contro le 15 instant direi che è un match non alla pari. Quindi proviamo e vediamo un po' come se la cava. Lo provo sempre in play, tanto comunque penso che la stagione finisca tipo oggi o domani. Ormai sì, ormai è tardi per rankare, ma rankerei nei prossimi. Oddio, se no, si è buggato. Ok, no, si è ripreso. Oddio, grazie. Grazie. Ok, cosa è successo? Come victory? Non ho fatto nulla. Cosa ho fatto? Non so neanche cosa avevo in mano. Cosa avevo in mano? Beh, bella mano comunque. Tra parentesi, gran bella mano. Cioè, una pianura, una Dim's Awakening che quasi sicuramente avremmo fatto come terra. Usher of the Fallen, Dope Clarion, Humiliate e Leolin. Mano bellissima. Cioè, partiamo tipo turno 1 Fallen, turno 2 ci sciocchiamo per 3, chi se ne frega. Humiliate sull'Oppo, Signorino su Fallen. Wow. Per me l'Oppo ovviamente ha mollato perché ha visto l'Urrus. Però, va bene. Sì, pensava fosse Rogue. Vabbè, almeno fammi mettere giù una terra, così magari capisci che non sono Rogue. Però, vabbè. Non gioco Rogue in play, non ti preoccupare, amico mio, dai, su. Ah, anzi, non gioco Rogue a prescindere. Ho già rotto le palle Rogue, basta. Basta, Rogue, basta. Basta, è tempo di giocare mazzi con Magecraft. Ecco, ma partiamo on the play. On the draw. Not the best, but not the worst. Ok, we can keep this. We can keep this. Double Agadims. Oh my god, ok. Ah, maybe we cannot shock. Ok, start with the Savior. Savior. Questo è un call. Allora, qui potremmo anche fare Agadims tappata e giocare Cleaver turno dopo. Magari Leonin e Kling. Qui ci sarebbe anche fare Humiliate, ma mettere piumo piumo sul Savior, raga, è una cosa veramente inutile secondo me. Quindi facciamo così, giochiamo Cleaver e attacchiamo. Purtroppo l'ho appena pescata, altrimenti la giocavo prima di Savior, però ok. Purtroppo. Qui è un peccato perché. It's Temur. Ah, Temur Ramp. Ai 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 ai. We need to go faster here. Because Temur Ramp is amazing. Ok. Qui urge una scelta. O fare Leonin. No, we can. Wait, we can go for Leonin and Cling to Dust. Maybe. And next turn Humiliate. 2, 4, 5. L'oppo dopo con 6. 1, 2, 3, 4. Con 5 terre potrebbe già fare tipo brutte cose. Però. Ma sì, proviamo. Siamo in testing qui, quindi va bene. And it for 5. Ok. Non il miglior. Però abbiamo peccato Savior, Spirit. Quindi dopo possiamo fare Clarion e Humiliate e fare anche il Pitocco. Ma prima ci ammazza. No! Oddio! Cosa ho sbagliato qua? Ah, avevo self-press. Non me lo dire! Non me lo dire che ho fatto sta cosa! Ah, my god! Non me lo dire! Non me lo dire che avevo self-press. Ok. Stay focus. Stay focus, Nozzo. Please. You need to stay focused, Nozzo.
Ok, go for you. Come on, Nozzo, you need to stay focused. Oh. Ultimatum in hand. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Lui è già lì per fare Waking the Trolls, è quello il problema. Ma con Savior, va. Allora, o gli rompiamo la curva, ma dopo fa ultimatum. E poi ci spacca una terra. Ok. Plus counter on the cleaver, maybe. Vediamo, se vuol parare gli diamo indistruttibile con Savior. Mamma mia, cosa ho sbagliato. Non mi ero accorto di... Non... Ok. Va bene. Ok. Ok, Nozzo, l'hai fatto. Hai fatto la minchiata, quindi mi spacca sicuramente la bianca. E in mano c'ho una nera, quindi... Vediamo. Dai, spaccami la nera, ti prego. Ho due nere e due bianche, perché mi spacchi la bianca? Come fai a sapere che mi serve quella? Ah, maledetto. Ok. Allora. Qui non riusciamo a lanciare due magie perché abbiamo Akadims in mano. So maybe just take the Lurrus and play you. Ok, lui coltiva. Il problema è che dopo ci arrivano di fronte un botto di troll. Mamma mia. Dobbiamo cercare di chiudere in questo momento. È possibile. È possibile. Dobbiamo pescare qualcosa che non sia questo. Ok. Dovevamo pescare qualcosa che non fosse questo. Se pescavamo una qualsiasi carta che deve. Una qualsiasi instant forse vincevamo in realtà. 2, 4, 5, 6. Ma no, forse andava a poco poco. Ma va bene. So. We can go for Lurrus and Selfless Savior, maybe. I think it's the best way. Play Lurrus, Savior, Token, and attack. Opponent down to 4. We don't need Akadims as a land. Okay, how many trolls? 6 trolls, wow. That's amazing. That's amazing. They cultivate. They only cultivate. You have something different in hand, or maybe not? You have 2 lands and nothing. But only one land. Well, I think I win. Oh no, maybe no, because I have only one. So if I had 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Io ho 7 attaccanti. Due passano per forza. 1, 2, questo da più 1 diventano 3 danni. Questi passano per forza, 1, 2, 3, 4, 5, però non passano. Ok. Just do this. A me non vincevo comunque, raga, perché... No, non vincevo comunque, secondo me, perché...
due passavano, ok, andava a due. Se davo Defiant Strike su di questi erano 3 danni, un danno in più, quindi non cambiava, andava uno. E poi 1, 2, 3, 4, 5 li bloccava con quello lì. Non cambiava, anzi, morivano le mie creature. Però, ok. Ok. Giusto così. Giusto così. Niente da dire, giusto così, dai. Però qui ho cappellato malissimo, va bene. L'oppo non ha visto niente se non terre, cioè. Ho visto un ultimatum che per fortuna gli ho scartato, poi Cultivate, 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 Waking the Trolls. In mano aveva una terra e due non so che cosa. Ma qui era morto on board però. Perché comunque si attaccava, non potevamo far passare tutto, qualcosa dovevamo bloccare perché erano 6x4-24. Quindi bloccavamo, bah, non so, magari con Savior bloccavamo uno, con Lurrus bloccavamo un altro, davamo indistruttibile a Lurrus, facevamo anche 3 vite. Anzi no, questi qui hanno Trample, quindi, vabbè, però qui in realtà non eravamo messi così bene in realtà. Se l'Oppo mi avesse spaccato la nera invece che la bianca, avrei chiuso il turno in cui ho giocato Leonin, perché facevo Defiant Strike. Con l'altra bianca davo a tutte le creature più uno e lì sì che potevamo attaccare con tutto in maniera tranquilla. Tranquilla, tranquilla. Ma ok. This is the power of the Magecraft. And Lurrus. I need to play 25 lands. It's not the best deck, but ok. Ce la faremo. Because I have only 18 lands in this deck. 22. In real, but ok. Quindi vediamo un po'. Easy target. Bello, easy target. Nome divertente. Oddio, in questo caso, se questa qui fosse stata una terra, uno snarl, non potevamo comunque giocarlo stappato perché non ho altre plains o swamp da mostrare. Va bene, teniamo. Magari con un Temple of Silence tappato. Se ci fosse una terra al top deck sarebbe cosa buona e giusta. Gioca Umori the Collector. Maybe it's a Mutate deck? Probably. They Mulligan. Figa, non vedevo Umori da una vita. Ah, it's a Defiant Strike. Ok. We can draw a card with this, it's nice. Oh. Ok, Usher. Maybe I want to see a land now. Maybe Defiant Strike. I don't know. Ok. Yeah, it's a Mutate deck. Ok. We can just go for Artless Sect, maybe. I don't know. Or can we just do this? Target creature an opponent control gets -2/-2. Se dopo c'ha una mutazione da fare, cosa molto probabile. Ok, just I don't know. I have millions things to do. Oh my god. Ah. Maybe this? Because why not? But now I don't know, maybe Artless Sight was better in this case because now they can mutate and destroy my Usher.
They use this an instant to at instant. Yeah, maybe it's better. Artless Act was better, maybe. Yeah, okay. Yeah, maybe Artless Act was better. Okay. No problem. Okay. My turn. I think I just pass. Because if I play, I can play this, but it get -2/-2. So probably it's better Artless Act than maybe Cling to Dust. Why not? Let's see if they have a counter. Okay, they have. I want to save Cling to Dust when Leonin Lightscrib is on the battlefield for the Magecraft cost, for the Magecraft ability. But I think we can do it now. Exile this and draw a card. Okay. We can play both, maybe. They want to go for this, I know. 3-2 with Flash, and in his turn, go for this, probably. Okay, let's try both. I'm sure now they play this. They play with this Little Wisp. Okay, and in his turn, they mutate Insatiable on this Little Wisp, of course. Give him Death Touch and 3-3, 3-4, 3-3. Yeah. But we have another Artless Act, so it's okay. Oh, they pass the turn. Wow. So in this case, we probably can attack. If they want to block the season, we can discard the land, because if we have four lands, I think it's okay. So just attack with Leonin, also with Leonin, yeah, because we can cast this and this, draw a card, get +1. We can do many things. Okay, attack and see the blockers first. No blockers. Okay, they probably have a counter spell. I mean, 5 mana open. Probably a counter spell. Yeah, just pump Leonin. Okay. And start with the Magecraft. I know they have something. They have Artless Act or a counter spell. I don't know. They have something in hand. Okay. Do we want Artless Act? Okay, try. They have something, so use it. Use what you have. Another Slither Wisp. Okay. But it takes 10 damage now. And go to 7. We can just play a land? Okay. Maybe the black was better. I don't know. Because I don't need too many lands. It's better take the land in hand to the wow, triple. Wow. Triple Slither Wisp. It's not bad. Cow. Okay. So maybe they don't have removals in this deck. Probably. Okay, but now they can block Leonin. Oh. But we have another Leonin.
So maybe we can play the other Leonin and attack. I mean, we can also cling to dust. If we play the land, we can cling to dust. But we lose something. If we do this, we lose something. Or we can just attack, use this, and maybe discard a land. Protect the Leonin. If they want to kill my Leonin, I have another one. Okay, just change the plan. Okay. If they block everything, they lose all its creatures. I can go for Cling to Dust. If they don't block, we win. They need to block something. Okay. Exile the Fabled Passage. Yeah. One, two, three, four. We need to exile this, but okay. It's not a problem. Double Mage Drop. Detected. Oh, wow. They down to three. We lose Leonin, but we have Lurus. Next turn we can 1, 2, 3, take Lurus in hand. If we draw a land, no. No, we can't. I mean, Cling to Dust is not the best card in this deck because they need to escape, so it's not best. They take Umori and cast Umori. Creature. Creature. And attack with Lithe Wisp, maybe? No? No? You did not? Come on, give me one drop. Yeah, my turn. Okay, this is a one drop. One, two, three. Yeah, we can take Lurus in hand and play those two. Maybe. Yeah. And yeah, pass the turn. Okay. We can stay one turn without attacking. It's okay. They have two cards in hand. Maybe there are very big cards. This is the interesting cards. But they concede. Okay. Yes. This Mage Craft is wow. It's wow. Magari non abbiamo fatto proprio le giocate migliori del mondo, però. A me ci stava, ci stava. Abbiamo perso un Leonin, ma lui ha perso una creatura importante. Quindi, secondo me, ha visto comunque 3 Slither Wisp su, boh, su 4, penso. Però, insomma. Ha avuto fortuna anche l'opponente in realtà, quindi va bene. Bello, il mazzo Umori Mutator era un bel po' che non si vedeva, interessante. Molto molto interessante. Quel Mamba poi è forte perché ogni volta che muta da meno 2 meno 2 a una creatura. Siamo partiti male, dovevo fare subito l'Atlas Act e non fare Humiliate, secondo me. Però, vabbè. Alla fine l'abbiamo spuntata lo stesso, ma lì per me era meglio fare Atlas Act. Attaccare, tanto lui comunque non mi avrebbe bloccato i 2 danni di Usher. E poi vedere cos'altro succedeva. Questa. Che buon prezzo! Che buon prezzo! Questa mi piace. Sì. Yeah, we can just take this, show the planes, and play you. Because this is a pathway, so we can't reveal this because it's not a plane or swamp, it's a pathway.
It's a land. It's a land. Ok, wow. Double savior, double clarion. So the question is, create a 1-1 or play this? Because next turn we can play other clarion and defense strike and make two tokens. Probably it's better. Opponent play Temple of Engleement, so maybe it's Esper. No, okay, try. Okay. If opponent doesn't kill my spirit, next turn we can double spirit and defense strike on maybe Lure or Usher or Clarion, it's indifferent. Wow, it's a Zorius? Ooh, Vanishing Burst, it's interesting. So I think we need a black. We don't need black in this moment, but I think triple white, it's not good. So we can just Defiant Strike and show off confidence, maybe. No. I mean, the problem is if they play a removal spell, a kind of, I don't know, a kind of bow, Doomscar maybe. But they have three lands for the moment. They need four, no, three. Okay, that's nice. Allora, 2, 4, 6, 7, 8. We can't play this. So maybe we can just attack and play nothing. Maybe take Lurrus in hand. Or create a token with Usher. Perché non riusciamo a castare questo qui. Forse dovevo tenermi Show of Confidence. Cioè, tenermi Defiant Strike che fare adesso Show of Confidence. Va bene, attacchiamo. Una sola volta prenderebbe. Una creatura prende più 1 più 1. Quindi, ok, sono 2, 4, 6, 7, 8. Diventerebbero 9. Cambia poco. Lui sicuro c'ha come si chiama? Il Doomscar. Non ci serve il token di Ashe, tanto comunque è già lethal, se non ha un Doomscar è finita per l'oppo. Quindi va bene. Ok. Come on, play your Doomscar. No? No Doomscar? Really? What is this? Oh, saw it coming, foretell. Ok. So you have 7 cards in hand and no Doomscar? Really? Oh, not lucky. You are not lucky. Va bene. Anche perché il turno dopo sì, lui poteva fare Doomscar. Restava una terra open. Se questa qua in Fortel fosse stato Doomscar. La faceva 3, restava una terra open. Noi potevamo fare Lurrus che rianimava Usher. E basta. Allora, forse potevo aspettare prima e non fare Defiant Strike. In realtà avevo Vanishing Verse, speravo che l'opponente mi desse modo di usarla, perché se l'opponente giocava qualcosa, un permanente che fosse monocolore, potevamo esiliarlo con questo, a 2, castare Show of Confidence e dare più 2 a una creatura, o a due, a una, cioè, a due creature diverse, che comunque non erano lo stesso letali, quindi va bene. Per sentire bene l'effetto di Show of Confidence ci vuole Leonin Lightscrib in campo. O almeno Illumimancer. Almeno. Altrimenti non fa il giusto. Fa il giusto, ecco. Starcry. Ok. Ma perché? Non sto giocando, Rogue. Perché concedi Starcry? Hanno tutti così paura di Lurrus?
È così terribile l'Urrus? Non è che hanno paura di Urrus, è che hanno paura di Rogue. E magari mi maledicono anche perché dicono: questo stronzo gioca loro Rogue in play, un coglione. No, non è Rogue, raga, non è Rogue. Può essere qualsiasi cosa con l'Urrus, non c'è solo Rogue con l'Urrus. Cioè, datti una calmata. Su, provaci almeno. Anche perché bastava aspettare che mettessi giù terra. E la terra che mettevo giù era bianco-nera, di sicuro non poteva essere Rogue. No, è Conceal. Allora, vabbè. E allora sì, bravo tu. Ok. E più che eravamo on the play, ma iniziamo di sicuro on the draw. No, non è vero. Che buon prezzo. Anche questo. Ok, questo mi piace. Against Giganta. Hello. I start with hello. Opponent no answer to my hello. Ok. So now I destroy you because you didn't hello me. Now I want to destroy you. Oh, the throne of death. It's sacrifice. It's midrange. Rakdos midrange. Ok. Yeah. Go for you. And no attack. Because Croxa in the graveyard. Please, not my Triton on turn 2. Ooh, they put Temple of Epiphany? Oh, wow. Wow. They play blue in this deck. Wow. Interesting. So, in this case, we can probably go for double Defiant Strike. Uno, due. It takes 4, 4, 5, 6. We draw 2 cards. It takes 9 damage, go to 11. I think it's not the best idea, not the worst idea. Come on, not only lands, please. Please, deck, not only lands for me. Only lands for me? Come on. Give me something that's not a land. Please. They have a removal now, okay. Or maybe a counter, because they play blue in this deck. Wow, memory leak. What is this deck? I think I want to humiliate the opponent with humiliate. I mean, why not? It's a sorcery. Okay, let me see your hand or destroy something. Counter? Soul Shatter. Wow. Okay, sacrifice Hollowblade. Okay. Sure. Oh my god. Oof. I mean, Ashok annoying, but I think next turn they want to go for Event to Extinction. They have 4 lands next turn. If we cut off the Event of Extinction, they can do nothing. Okay, try. Sono un pirla, perché se facevo terra potevo fare Forbidden per... Diamogli un altro più 2, magari. Sono 5, magari peschiamo qualcosa di buono. Sacrifice 0. A draw 1 card. Era meglio, sì, era meglio fare terra, sì, è vero, potevo... Sono un Pirlas. Adesso era a 4. Placca. I have nothing. Only Aghanim's Awakening. I have only Aghanim's Awakening for you. Oh. Mio Dio. Devo tenerlo in mano questo. Devo. Ah!
Non mi ricordo mai di show of confidence, ma dobbiamo tenere qualcosa in mano nel caso pescassimo show of confidence. So just put this down. Let's see what. I mean, Usher of the Fallen is nice, but. Okay, just take this. We can go for show of confidence. It's not. Okay, just do this. You go to chew. Come on. I can't believe this. Now I think they go for Crocs, not for. But if they go for Crocs, I think we win. Because it's true, ok. Ok, non ho giocato bene neanche in questo caso, ragazzi. Ho sbagliato perché a parte che questo plumb in questo caso, prima dovevamo fare terra, e poi con due open sul Soul Shatter potevamo fare questo. Sacrificarci come si chiama? Sacrificarci l'Hollowblade e copiarla a me una volta e pescare una carta in più. E già sicuramente era meglio, ma però ok. Ma più che altro, raga, dobbiamo tenere in considerazione Show of Confidence. Dobbiamo sempre avere almeno una magia in mano per Show of Confidence. Perché altrimenti lanciata da sola. Sì, è carina, perché dà più uno, comunque lei prende più 3, perché più 2 per il suo Magecraft e più 1 per Show of Confidence. Però qui comunque era morto a prescindere, perché se faceva Ashok, creava un pitocco, parava, non so, il 2, ma poi erano 3 danni, quindi era morto. Faceva Croxa, era morto perché parava, era uguale. Era uguale. Era fondamentalmente uguale. Però sì. Wow, this deck is wonderful. It's splendid. Molto molto. E non è neanche così difficile, raga, fare un mazzo con Magecraft, eh? Perché basta inserire appunto tutte le creature con Magecraft possibili e immaginabili, che quel colore può giocare, ovviamente. E poi magie instant e sorcery. Meglio se bersagliano le nostre creature. Oh mio Dio! Raga, questa mano è bellissima! Questa mano è bellissima! Oh! We can top the Kaland. Can we top the Kaland? I think we can. I'm a braver. I take this. Because I believe in the heart of card. Come on. Give me a land deck. Please. Give me a land. On top. Yes. Thank you, deck. Thank you. So, in this case, we can humiliate. Next turn, I think we not draw a land next turn. But if we draw a land, we can go Clarion and Savior and create a spirit. Because if we go for Savior, we stay one open. It's not good. If we go for spirit, sure, for sure they kill it. Okay, why not? Oh, che buon prezzo. Che questo. Che buon prezzo, che mano, raga. Non scherziamo qua. Emergent Ultimatum, Event of Extinction o Alruns Epiphany. I think Event of Extinction, no? Because we have this pari. I think it's not the best choose. But, ok. Try. Because we have
dispari, we have odd and even, because Clarion Spirit is even and the tokens are even. So maybe it's not a land. But next turn they can go for, next turn they can go for Event of Extinction, if they draw or if they have an untapped land. So probably we can just go for Clarion Spirit and different the cost. This is odd, this is even, but for sure they chose even and destroy this. But it's nice because we have only odd cost in hand. So probably, okay. Why not? If they have an untapped land, because this is a Temple of Melody. So let's see. Artifact is useful at the moment. What do you choose? Even or odd? Choose. Okay, Temple of. Okay, one on top. Three mana for foretell that. Okay. In this case, I think we take white, of course. We need white at the moment. Maybe double savior? No. So if we go for cleaver and savior, one, two, we have one, two, three drop odd and two drop even. They of course choose odd to exile savior, Lumimancer, and Usher. Maybe. Double savior, maybe. Because I think they have only exiling spells. Ah, I don't know. Okay, try for this. Force the opponent to choose odd. We stay with Clarion and one spirit. Next turn we can eat for free. I mean, it's not the best, but. Ah, dovevo scartare Event of Extinction. Dovevo scartare Event of Extinction. Ah, ok. Ma we can sacrifice the savior for nothing, only because I don't want to. Sacrifice only one. Let's see. Resolve. What do you choose now? We have two odd, two even. So, what's your choice? Odd or even? Odd? I think even. For the Clarion Spirit. Maybe. No? Okay. Okay, now we have. Interesting, this is interesting. 2, 3, 4, 5. They have only one blue, so they can't cast Yorion at the moment. So, attack first. And I think it's lethal next turn if they have nothing. Maybe. If they have Shadow's Verdict, it's okay. It's end. It's over for us. If they have, I don't know. If they play Shadow's Verdict, it's over for us. If they play Yorion, we win. 2, 4, ah no, they can play. They play Alrun's Epiphany now. Ah, okay. Because now they have 6 mana. They can play Epiphany. Okay. Well, I think they have nothing in hand. Nothing special in hand. But an extra turn can be very, very interesting. Now they have blockers. They found a Fabled Passage at the right moment. Because without this Fabled Passage, they can't play
Aldrin's Epiphany. So, what do you want to do? Ultimatum. Maybe if we discarded Event of Extinction, maybe we win at the moment. I don't know. I didn't know. And I think I draw a land next turn. I lo sento. I feel it. I feel it. Ooh, the Quadrix Cultivator. Okay. They play Lurrus in main. Interesting. And binding. Okay. On what? On the Alloblade, on the Cleaver, on the Clarion, on the Clarion. Okay. I can do nothing. And next turn they have Yorion, they can blink Binding and Cultivator. I don't wanna see this. Like I said. So if we destroy the cultivator, we can attack with everything. Let's see. Destroy cultivator, it gets plus 2, becomes 2, 3. We attack for 3, 3, 4, 5, 6, 7. They need to block. If they block Alloblade, we can discard the planes. I think it's good. Try. Destroy cultivator. And attack. Okay. And the 2-3, I think. No? Okay. Discard the land. And down to 3. But now they can blink. Yeah. Now they can blink Binding and destroy the season. Because I have I have no cards in hand. Yeah. They can do it. Come on. Yorion, blink, binding. I think you can do only this. Blink, binding and destroy Alloblade, of course. Ok. Adesso sì, forse potevamo tenere quella terra in mano, cioè potevamo non attaccare con Alloblade in previsione di questo bind, di questa blinkata. Vabbè. But with 3 lands we can win even without this. Not with this card, but not with this card, but ok. Ah, these Agadims. We need triple black for these Agadims, so okay, just pass the turn. Two cards in hand, and one is Ultimatum. Nah. Ah, troppo lenti. Qui vedere due copie di Humiliate sarebbe stato probabilmente win condition, scartare sia Event of Extinction che Emergent Ultimatum. Ah, ok. Probabilmente è persa, vediamo cosa prende, giusto per non dargli la vinta troppo facilmente. Però qui l'opponent ha sudato parecchio, secondo me. Interessante il fatto che giochi Yorion non come compagno, ma in main. Prenderà per me Valky, Tybalt e ok, Valky, Tybalt e Onyx, stavo per dire, infatti. We are in trouble. Because se Vorinclex e un Planeswalker entrano nel campo, il Planeswalker ultima. Quindi Vorinclex non può entrare in campo. E se ultima questo è brutto perché fa. Ti uccide questo qua, ti uccide sul colpo. Ah,
Ah, ma ci fa fuori comunque le creature, perché Valky fa meno 3, Tibalt fa meno 3, lei fa meno 3. Ah, come on, ultimatum, you can't win like this. We can just... Se mettiamo dentro un Planeswalker, tipo lei, loro due entrano, lui ultima, ci prende tutto il cimitero. Ok, va bene. I mean... Ok. But this is a nice combo. Devo aggiornarlo, anzi l'ho aggiornato anch'io, Ultimatum, anch'io ho inserito Onyx e Cultivator. Io ho messo anche, mi sembra, due copie di Eureka Moment, che è molto interessante comunque. Instant a costo 4, peschi due carte e metti giù una terra dalla mano, molto utile. Beh, lui fa meno 3, giustamente, e forse anche meno 1, meno 3, io farei anche meno 3 con Ok, ti prego, attacca con Yorion, che se trovo qualcosa di giusto ti chiudo. Sì, si chiama Defiant Strike. Polucranus. No, they not attack I mean, if we go for Lurrus, next turn Lurrus die because of Onyx. But we can reanimate nothing. Each opponent sacrifice a creature. This is nice. Sacrifice a creature, it's nice. Exile target creature, it's nice. So Savior, it's useful at the moment. We can just play. No, because if we play the Clarion Spirit, we not create the 1-1. Nah, okay, play the Lurrus. Yeah, good game, friend. Good game, friend. Okay, play the Hall already. It's okay. It's okay. Ah, hai avuto fortuna qua, amico mio. Hai avuto molta fortuna qua. Molta. E gli ho anche scartato un ultimatum, vuol dire che ne ha pescati due addirittura in realtà, perché ne ha tirato un altro in questo momento. Forse l'amico scartare Event of Extinction, forse non ci arrivava a fare ultimatum se scartavo Event of Extinction. Perché non ha pescato neanche Shadow's Verdict, quindi forse in quel caso l'amico scartare Event of Extinction, Extinction Event, anzi. E forse non ci arrivava a castare ultimatum. Non ci arrivava a castare ultimatum, secondo me. Vabbè, ok. Ok, onesto. Riprenderà? Voglio vedere cosa prende. Valky? No, Alruns, Kiora e... No. No, Kiora, Verdict e... Ok. I don't know. I don't know. Put down the Shadow's Verdict, maybe? I don't know. Oh, but if Vorinclex and Kiora enters at the same time, Kiora activates two effects, not one. Ah, okay. That's amazing. Okay. Nice. They can gain control of my creature at the moment. Tap all non-land permanent and create an 8-8. I think we lose. Damn it, you. Ultimatum. Damn it, ultimatum. Yeah, good game, sir. Plus one, the Onyx. Minus three, the Onyx. Oh, with the greatest power. Okay. Ah, with the greatest power, not with the greatest mana value. Oh, ok. Understand. Ok. But I think we die. I think we lose. We lose. Yeah, just for fun. Just for fun. Why not? They also have Heartless Act in exile. So. Play for fun. Why not?
Ah, e dire che, cioè, io ho scartato un ultimato, ne ho trovati comunque altri tre. Altri due. That's amazing. Ok, good game, sir. Ok, basta. Tanto eravamo morti comunque di Yorion. No, no, perché c'avevamo il bloccante, ma. Va bene. Ah, no, forse lì ho sbagliato. Se gli scartavo Event of Extinction, per me non ci arrivava a castare Ultimatum. Non ci arrivava a castare Ultimatum. Però, vabbè. In realtà non potevo saperlo. Magari ce la facevo lo stesso, non lo so. In realtà penso sia sempre meglio scartare quelle carte lì. Event of Extinction, Shadow's Verdict. Però, that's a powerful hand. I think we can start with Leonin on turn 2 and maybe turn 3. Turn 3 if we draw a land. Mono white. Mono, sorry, mono blue tempo. Yeah, show this. Maybe play you. Attack! I think they don't want to lose the first Augur because it's a powerful card in that deck. I think they take two. If they block, they block? Really? Okay. I'm okay because Frost Augur it's an amazing card in this deck. You draw a million cards with this. You have a bouncer for my Leonin? If they bounce my Leonin, we can play Leonin and something else. No, no bounce. Okay. We can maybe wait one turn for Humiliate. Because if we Humiliate now, they takes only 4 damage. If we Humiliate next turn. Yeah, we can wait. Frost Augur in realtà, raga, è veramente una carta molto molto molesta. Io non l'ho mai bloccato. Really? You shark for zero in your turn? And miss a land drop. This is not good for you, my friend. Trust me, it's not good for you. No. Ok, just humiliate the opponent. Oh my god! they have so many things. Allora, rewind a due terre, quindi direi che possiamo anche lasciarlo lì. Alruntz Epiphany è molesto, ma anche quello possiamo lasciarlo lì. Maybe Brazen Borrower? Because they can bounce. I don't know. Maybe borrower? Ok. Plus counter on maybe you. And yeah, hit for 7 and play you. I mean, next turn if they have nothing it's lethal because we have cling to dust, get plus 1 to everything. Okay. They miss many land drop. Not good. They shark for zero in his turn to found a land and they didn't found it. They didn't found it. Ah, peccato. Ok. This is a nice card. Shipwreck Dozer. I see this card in a combo deck. With I don't remember with what, but it was a combo deck. It's a nice card. In historic, I think it was a historic deck with maybe it was with Gear Hulk, and I don't remember Gear Hulk, Alruntz Epiphany. I don't know, but I saw this card in a combo deck.
una powerful combo deck. Ok, we have 4000 gold. Wow, volevo aprire un po' di buste oggi, però ne ho una sola. Più 4, arriviamo a 5, non riesco a fare la rara e mi scoccia. Ah, maybe tomorrow. Maybe tomorrow. No, we take nothing tomorrow. No packs tomorrow. Damn it, wizard. Okay. Let's play this again. Questo mazzo, ragazzi, è molto molto interessante. Questo mazzo è molto bello e Magecraft soprattutto è un'abilità molto interessante. Molto molto. We have no black against the Orion. Okay, keep this, but I'm not sure. Okay. I'm not sure. Probably it was a bad idea. Probably. But maybe we draw a swamp. No, don't kill my. No! No! Stay away from my Lumimancer. Don't kill my Lumimancer. Okay, this is a. That's nice. That's a card. It's a card. So, they have a removal, of course, because they wait so much before passing the turn. So maybe we can try to humiliate, but they have a removal, of course. They have an artifact or eliminate. If we play Clarion die. If we play humiliate, Cleaver die. Don't know. Try to humiliate, okay. But they have something, of course. Maybe eliminate or Artless Act, I don't know. If they have Artless Act, it maybe okay. It's better now because you can do next turn. Okay. Wow. Onyx. And another Artless Act. Maybe Onyx it's better. I don't know. Try the discard Artless Act because I want to play this next turn. But maybe Onyx was better. Okay, take Kabira as a land, play the spirit and hope they don't found it, not found a removal. But we have nothing for one, so I think next turn we can't create the spirit. Maybe if we draw a land? Okay, they cling to dust. We draw a land. Okay. So I think I start with another humiliate, maybe to discard the Onyx this turn. Stavolta. Mamma santa. Quando li ha pescati sti ultimatum? Che non li aveva prima? Quando li hai pescati? Quando? Quando li hai pescati? Quando è che li hai pescati i due ultimatum che non li avevi prima? Quando li hai pescati? Ok, we can just go for this. I mean, we create a spirit, so maybe we can sacrifice the spirit? I don't know. Ah no, because as an additional cost. It's an additional cost. Okay, we can't do this. Ok, just sacrifice 0. Non c'è un modo per metterli in pila gli effetti?
No, perché è un costo addizionale, quindi devi, oltre che pagare il costo, devi sacrificare una creatura. Ok. Understand. Ok, next turn they go for ultimatum. We need another humiliate. They draw two ultimatum? It's amazing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. But they have 6 land and no lands in hand, so they need to draw a land. We have the Silver Kill Command. Oh, we can play Silver Kill Command to bring back the Cleaver, or maybe Hollowblade and Heartless Act on the Quadrix. Maybe. I don't know. Try. And pass the turn. Pass the turn. Land for ultimatum? No, it's not a land. Oh, it's a land. Ok. Mamma, che culo, ma che culo che c'ha sta gente, raga, ma che cazzo, dai. Ma che culo! Entra terra in mano, vado a bleccare la terra, ma pensa a te! Ah, va bene, vediamo cosa prende. Che culo però, veramente. Ah! Ok, quando li ha pescati? Al primo Umiliet non li aveva in mano, raga, o no? Qui sicuro prenderà Shadow's Verdict, Valky e Tybalt. E io devo mettere dentro Shadow's Verdict, per forza. Quando li ha pescati, doppio ultimatum? Oh! Una volta che ho doppio humiliate, lui pesca dopo che io lancio il primo humiliate, pesca doppio ultimatum. Mamma che culo, raga. Che culo. Al primo humiliate che ho fatto non li aveva due ultimatum in mano. Aveva Onyx, Heartless Act, Terre. Ah. Ah, we need to take Shadow's Verdict, of course. Ok. Casting Alruad's Epiphany and Tybalt. An interesting choice. Interesting choice. No! Vanish! No! Vanish verse, no! No! What a ass you have. You throw another ultimatum. If you draw another ultimatum, I quit. Because you are so lucky. Quando li ha pescati due ultimatum? Quando? Non li aveva in mano. O sono stupido io? Non gli aveva due ultimatum in mano quando ho fatto il primo humiliate. Sono sicuro. Oppure sono cieco. Se non, non lo so. Oppure ho perso gradi di vista, non lo so. Vabbè. Vediamo. Di sicuro fa meno 3 di Valky su qualcosa e Verse su. Meno 3 su Clarion e Verse su. Vabbè. Certamente. Certamente, l'hai fatto. Ti prego, fai Yorion e blinkati Tybalt. Ti prego. No. Ah, Jesus Christ. Ed è anche fortunato perché quel bagaglio di merda è a 4 Tybalt. Perché se io facevo Clarion Spirit, potrei fare Spirit into Kabira, ma sono 3 danni. E non bastano per far niente. Silver Kill Command ci riprenderebbe in campo Cleaver volendo. Plus 3 and flying. But they have 3 blockers at the moment.
We can take Kabira, maybe. If we attack, they block. That's of course. Kabira on the Clarion. Ah, ok, just pass the turn. Ah. Ma pensate. They take Luminancer. Amazing. All my best card. They take it all my best card. Maybe Kabira on the stack was better. Casting Kabira to kill the Clarion Spirit. They killing me with my creatures. It's amazing. 1, 2, 3, 4 lands open. Ah, you are amazing, Ultimatum. I mean, I love this deck. I play this deck. I have this deck. I have many versions of this deck. But che palle. Ma che palle. Vabbè. Ok. My turn. We can just take Lurus, maybe. Use Kabira to kill the spirit. I don't know. Really, I don't know. +3/+3 and flying? To what? This and flying. It's not easy, guys. We can just Kabira and this copy 2 times. +1. Nah, okay, just do this, but it's a stupid move, I know, but I think we can do nothing at the moment. Can go for sure confidence +2/+1 counters. I know it's not the best. It's not the best move. But it's something. They can double block all these creatures and kill. No, they don't. Okay. Yeah, they did. They do. Okay. They did. Okay. I mean, I don't know. I don't know. I don't know, really. Because if we play something, they can play Yorion by Blink the Binding. So now I think they go for okay, Cling to Dust. Ah, damn you. Quando li ha pescati, non li aveva due ultimatum in mano. Quando li hai pescati? Ma sei un culattone. Sul primo Humiliate non li aveva due ultimatum da lanciare. Ne aveva neanche uno da lanciare. Ma perché non mi prendi una terra? Continua a prendere magie questo. Incredibile. Continua a prendere magie questo. Ah, ragazzi, se ne riusciamo a far fuori o a picchiare Tibalt, ma adesso farà anche Onyx, appunto. Interessante, in realtà il mazzo con Yorion, con Onyx, devo ancora provarlo. Infatti penso che lo porterò nei prossimi giorni. Perché voglio provare Onyx, non l'ho ancora provato, ne ho solo una copia in realtà, ma voglio provarlo.
E soprattutto voglio provare la nuova combo, diciamo, cioè Valky, Tybalt e Onyx. Perché se l'oppo sceglie Valky, cioè sceglie Vorinclex, che è quasi obbligata come scelta, poi ovviamente ti entrano però due Planeswalker molto molto molesti. Quindi, yeah, this is a very good card. This is a very good card for me. At the moment, we can just silver kill command to bring back something and I don't know, draw a card for one life, probably. Ah, I don't know. Return target creature and draw one card. Return the spirits, maybe. I don't know. Because next turn they can do minus 8 with Tybalt and exile all my graveyard. Wow, that's powerful. That's powerful. A land, it's what I need now. Yes. Go black, why not? Now we have the mana for Agadim's Awakening. Okay. Okay. Come on, kill your Tybalt for his last effect, no? Non ci credo! Non mi ha preso Matera! Non mi ha preso neanche Matera! Ha preso tutto quello che poteva prendermi, mi ha preso! Show of Confidence, Cleaver, Clarion Spirit, Defiant Strike, tutto! Incredibile! You are amazing, Ultimatum! And now they have million things to do. Wow! This is the worst things, I think. Event of Extinction only for my Clarion Spirit? No, maybe it's nice because now they can Defiant Strike, they can Show of Confidence, they can kill me with my Cleaver. It's amazing. They can kill me with my Cleaver. Solve the equation, yes. Yes, they kill me. One more ultimatum, why not? Oh, but solve the equation, it's nice in this deck. Yeah, they kill me with my cleaver because now they go for show of confidence, copy it for three times. Yeah. Amazing. Amazing. Onyx, it's amazing. If you take this card with Tybalt, Onyx will be amazing. I think I lose because of Onyx, not because of Cleaver. Because they copy Show of Confidence 4 times, it means 8 damage from Onyx. Even solve the equation. Yeah, solve the equation. It's a very, very nice card. Because you can take your Emergent Ultimatum. Ooh. I think I. Non ce l'ho questa qua, mi sa. Non l'ho messa nel mazzo con Ultimatum. Ma, interessante. Interessante. Solve the equation Onyx and. What is this? And Quadrix. Yeah. Double ultimatum. Quando li ha pescati? Quando li ha pescati? Mi chiedo io. Per me uno lo ha top deckato quando ha fatto il turno dopo. Perché quando ha fatto il primo humiliate non li aveva due ultimatum. Neanche uno, altrimenti uno l'avrei scartato. E se non l'ho visto, ho dei problemi. Ma seri. Ma molto seri. Dai, proviamo un ultimo matchup. Proviamo un ultimo matchup. Voglio arrivare a circa 2 ore di video, poi dopo così lo carico. E bene, è bella. E ciao ciao. Lo proverò anch'io comunque quell'ultimatum con coso, con Onyx e Quadrix e anche Solve the Equation.
Sì, questo si può tenere. In questo caso Temple of Silence non ci... Anche se avessimo avuto la terra che poteva entrare stappata, penso che comunque la facciamo entrare lo stesso tappata. Perché non abbiamo drop a 1. Questo... Volevo vedere terra in realtà, però... Ok. Però ok. Partiamo con magari Hollowblade. Hollowblade è carino, raga, però scartare carte in un mazzo in cui non hai molti modi per pescarle... Non è proprio il massimo, secondo me. Qui vorrei vedere terra. Terra per fare Clarion Spirit into Selfless Savior. Vediamo. Un altro ultimatum. Perché la gente non gioca ultimatum in ranked? Non ho capito sta cosa. Possiamo anche provare ad attaccare, il più è che se lui... possiamo scartare magari Verse. I think they want to block. They put the Tangled down because they want to block. Let's see. I don't know. Maybe, no? So play double drop, so Savior into Fallen. I think it's nice because next turn if we draw a land, we can Clarion and Defiant Strike. Ok. Four Landes. Binding the Old Gods. Dai, come on. Binding the Old Gods. Oh, Palakka. Oh no, they just got my silver kill. Ah, oh, stupid asshole. Ok. You did it. My silver kill is yours. Ah, oh, come on. Can we draw something, please? Can I draw something? So I don't want to attack with the Savior. Maybe we can just Usher and Hollowblade. They block the Usher. They block, I think. I think they want to block this damage. No? Okay. I mean, Defiant Strike. It's nice because we can draw land, maybe. If we draw land for two. I don't know. Maybe the Usher token is better. Yeah, okay. Probably, I don't know. Try. I don't want to stay with two fucking lands, but I don't know. Okay. That's amazing. Really amazing. Come on, deck. Give me a stupid land, please. Oh, they miss a land drop? Oh. Non è possibile! Ma dammi una terra, cazzo! Ma non è credibile! Non è possibile, non può... Non va di fare Defiant Strike su fottuto Selfless Savior per Diana. Dai.
Incredibile. E dopo farà già ultimatum. Però cazzo, raga, non si può beccare sempre ultimatum, però in play, porca puttana. Dicono giocate in play così ne beccate mazzi più scrigni. Però sì, il cazzo. Ha messo una on top e come minimo ha beccato ultimatum. Non ho humiliate, servirebbe tantissimo in questo caso. Magari anche Dures in questo mazzo però, Dures in questo mazzo potrebbe essere interessante. What we can do here? What we can do here? Heartless Act on this and attack? Or maybe, I don't know. Clarion Spirit and Defiant Strike on what? On nothing. Ah. Stupid ultimatum and his stupid mass removal. Take this 2 damage from dogs. No, ok, cast your ultimatum. Il bello di ultimatum in realtà è che vince praticamente solo con l'ultimatum, cioè se non lo vedi non ce l'ha in realtà, mi sa, perché ha fatto un altro Omen of the Sea a Sorcery. Double on top. Now Yorion, Blink Double. Vanishing Verse. Monocolored Permanent. Ok, save the savior with the savior. Save the savior with the savior. Nice. That's amazing. I think I go for Clarion Spirit into Defiant Strike. I don't know. I know it's not the best move. Of course, it's not the best move. Maybe Hollow Blade it's better. Okay, I don't know. Just do this, create a 1-1 and okay. That's a land, okay. Attack for 2. I don't know. I don't know. Okay. I don't know. I hope in an Heartless Act, but they have an ultimatum, so okay. A 7 comunque è sceso, cioè nel senso. Ok. Però che palle, ragazzi, cioè, gioco in play per non beccare ultimatum, becco solo degli ultimatum. E allora vado a giocare in ranked, cazzo mi cambia, scusate. Sì, vabbè. Dai, su. Stiamo qua a giocare, dai. Vaffanculo, va. Cioè, gioco in play per non beccare sti mazzi. E becco solo sti mazzi. Già il quarto che becco, ragazzi. Cioè, non riesco a chiuderlo. Sto cazzo di mazzo, porca puttana. Non penso di aver sbagliato chissà che cosa, ragazzi. Magari non ho fatto le migliori giocate del mondo. Ma non penso che di aver fatto chissà che di sbagliato, in realtà, dai. È che dopo c'ha culo, prima ha fatto Humiliate, non c'era un ultimatum, al secondo Humiliate dopo 2 turni c'erano 2 ultimatum in mano. Cioè, vuol dire turno pescata, ultimatum, pescata, ultimatum, vuol dire. Cioè. Va bene. L'hai fatto. Poi hanno sempre la removal, la mass removal al momento giusto. E vabbè. Che ci vuoi fare? Così. Sì, si può tenere. Magari un drop a 1 era meglio a vederlo. Ok. Eccolo il drop a 1. Ok. Reveal this and play Lumimancer. I think next turn go for Hollowblade, not for Leonin. Kabira tapped. Play Defiant Strike? No, because they have.
Okay, go for you. Because they have a removal. They have a removal, of course. Un altro ultimatum? Ti prego, dimmi di no. What we can discard? I'm not sure. We have double draw. They make me draw a card. Okay. No, it's not. Ah. Okay. It's not a land, but it's something. Okay. Ooh, I know this deck. I know this deck. Probably. Ah, I don't know. I don't know. Maybe. Okay. Double level of extinction event e Ugin. Ok. Discard one. Ok. Next turn, if we draw a land. Oh my god, what happened if I draw a land? He drew a card. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 con quella che giocherà dopo. Ok. Ah. Ok. Just play you again. They have something, or maybe they can just pump that. I don't know. You need to go full. I mean, we if we use this now, sono 6, 7, 8, 9. But I think not. I think it's better this. Next turn, if they have nothing, it's lethal. Please, not an extinction event, please. Or Shadow's Verdict. Please. Please. I tell you, please. Okay, put all the counters you want on that stupid clock. See the power of the Magecraft and cry if you have nothing. No! Tales of Talents, no! Okay. Ah, Jesus Christ. But maybe it's lethal? Let's see. Let's resolve the effect. If we cast the plump, I think it's lethal. Yeah, I think it's lethal. I think it's lethal, my friend. And they realize that it's lethal. I think they realize it. Yeah. It's lethal because one, two, three. Sono 3, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, it's little. I think 4, 8. Good game. Just for fun. Sacrifice 0. Just for fun. Having fun. Boom! The power of the Magecraft.
The Power of the Magecraft. Bella però, Balle Full Mastery interessante sul. Lì ho scartato. Lo sapevo che andava. Che comunque andava esiliato. Volevo giusto usare il suo effetto per magari pescare qualcosa. Ma. Di interessante, ma sì. Giusto per pescare in realtà, ecco. Però va bene. Anzi no, pensandoci ho fatto una minchiata lì. Perché ho pescato grazie a Bale Full Mastery. Ho fatto una minchiata. Perché Bale Full Mastery esilia. Io ingenuamente ho tappato Savior. E ho tappato. Ho tappato. Come si chiama? Ho tappato. L'Hollow Blade. E dandogli indistruttibile, ma effettivamente ho sbagliato. Non mi ricordo ancora bene. Gli effetti delle carte lì ho sbagliato, scartare Kabira per niente, lì ho sbagliato, perché è vero che il bello è che l'ho anche detto prima di iniziare i vari matchup, che Bale Full Mastery è la carta perfetta contro le carte che hanno o prendono indistruttibile, infatti perché esilia, e infatti non me lo sono ricordato. Ottimo, grande. Ma comunque abbiamo vinto. Va bene, l'importante è quello. E niente raga, il mazzo è molto interessante. Volevo mostrare qualche trick in più, qualche trigger bestiale, ma qualche trigger interessante l'ho fatto vedere. Comunque prima abbiamo hittato l'opponent per 6-12 e 3-15 con solo due magie, quindi ottimo. E niente, soffre ovviamente da mass removal tipo Event of Extinction, Shadow's Verdict, quelle sono brutte, non possiamo farci niente, e sono praticamente l'antimazzo con l'Urus, perché l'Urus ha tutte creature, tutti permanenti in realtà, a costo 3 o 2 inferiore, quindi Event of Extinction e soprattutto Shadow's Verdict sono due removal potentissime. In realtà c'è qualcosa che potremmo fare contro quelle removal con questo mazzo, ma mi sembra che non l'ho mai potuto fare, ovvero Plump the Forbidden, perché noi possiamo sacrificarci tutte le creature che morirebbero sotto Event of Extinction o sotto Shadow's Verdict, perdere un po' di vite, però comunque pescare un bel po' di carte, e soprattutto in realtà ecco, cambia poi il giusto, perché comunque Shadow's Verdict esilia anche le creature nel cimitero, quindi non potremo comunque rianimarle con l'Urrus o con Agadims o con Silverkill, però comunque intanto pescheremo delle carte, pescheremo un tot di carte. Su Event of Extinction in realtà lo possiamo fare lo stesso, ma è rischioso, perché se abbiamo sia dispari che pari in campo non sappiamo cosa l'opponent può scegliere, ovviamente, e se noi ci sacrifichiamo tutte le creature per esempio dispari, l'opponent poi sceglie pari, quindi non è facile girare attorno a quelle removal, soprattutto a Shadow's Verdict, però ci sono, non possiamo farci niente, quindi ok, non possiamo farci nulla. Per il resto il mazzo è carino, ne ho in mente anche una versione senza l'Urrus che gioca la Witch. La Witch, ma non ce l'ho in collezione, devo farmarla. Questa, dove è senza l'Urrus, ok. Questa, perché anche lei ha Magecraft, sarebbe il terzo drop con Magecraft in questo mazzo. Ogni volta che cast copy un instant of my source creeremo un 1-1 black and green pest creature token, il che renderebbe Plump the Forbidden molto interessante, perché quando la castiamo possiamo sacrificarci tutti o comunque un po' dei token fatti con la witch, perdere una vita ma fare una vita grazie alle pesti e pescare tot carte, quindi è interessante. Però non ce l'ho, se la devo farmare anche per il mazzo pesti, che non ho ancora portato e che molti altri hanno già portato, io però ancora non l'ho ancora farmata, ho solo 6 rare, ma
Magari domani apro 6 buste e vediamo se riesco a trovarla. Altrimenti, vabbè, altrimenti la farmo. Ed è interessante perché, appunto per il suo Magecraft, intanto è un 3-2 con minacciare e Ward. Molto interessante, Ward pay 3 life. Pay 3 life. Quindi se la bersagli con una magia o un'abilità, devi pagare 3 vite, altrimenti quella magia o abilità viene counterata. In più, ha anche Magecraft. Questa carta qua ha un botto di cose fighe. Minacciare, Ward e Magecraft. Quindi la voglio reinserire in questo mazzo, togliendo l'Urrus e giocando appunto lei. Interessante. E c'è anche un'altra carta mitica che non ho, che potrei anche farmare in realtà, non mi ricordo come si chiama. È una carta che ha il rosso, è bifaccia, c'ha anche il rosso, non mi ricordo come si chiama, ma se volete fare la versione senza l'Urrus ve la consiglio, le copie sceglietele voi, ma è leggendaria, quindi dipende, non mi ricordo come si chiama, Overlord, no, Over qualcosa, non mi ricordo il nome. Quante cazzo di carte ci sono? Dove sei? Questo. Extus Auric Overlord, cioè, ci ho preso. Anche questa qui è molto interessante. È un 2-4 con Double Strike e Magecraft. Il Magecraft è molto, molto interessante perché potrebbe eventualmente sostituire l'Urrus. Perché ogni volta che castiamo o copiamo un Instant Troma Sorcery, possiamo riprendere una creatura non leggendaria dal cimitero in mano. Quindi è una sorta di Lurrus, una sorta di carta che rianima altre carte. Quindi secondo me due copie di questa ci starebbero. Ci starebbero. Poi magari non lo usiamo, troppo, non lo useremo spessissimo questo effetto perché non è che possiamo avere sempre ogni turno una creatura al cimitero da animare. Cioè da riprendere in mano. Però e eventualmente si potrebbe poi anche splashare un po' di rosso per giocare l'altra carta che raga è spettacolare, Awaken the Blood Avatar. Intanto già l'immagine mi gasa un sacco, è fighissima sta immagine. E anche la magia è molto forte, perché come costo addizionale possiamo sacrificare un qualsiasi numero di creature. Attenzione perché in questa versione del mazzo, se giochiamo la Witch, quella che ho fatto vedere prima, e riusciamo a creare un po' di pesti, ma anche 3 o 4, non migliaia, possiamo sacrificare quelle pesti lì per attivare questo effetto e fare anche vite. E poi questa magia costa 2 in meno per ogni creatura sacrificata in questo modo. Quindi sacrifichiamo 3 pesti, per esempio, facciamo 3 vite e questa qua la paghiamo 2. L'effetto qual è? Ogni avversario sacrifica una creatura. Primo effetto. Secondo effetto, crea un 3-6 Black and Red Avatar Creature Token con aste e quando questa creatura attacca fa 3 danni a ogni avversario. È molto interessante. Molto interessante. Però dovremmo splashare un po' di rosso, ma secondo me ci sta. In un mazzo in cui giochi la Witcha, quella di prima che ho fatto vedere, ci sta, secondo me, assolutamente. In più la Witch non è neanche leggendaria, se non sbaglio, quindi possiamo anche riprenderla con Extus, volendo. Quindi devo farlo, devo farlo. Senza l'Urrus, questa qua posso anche farmarla in monocopia, tanto ho 4 rare, un po' di carte nel vault, sì, ci sta. Però la Witcha no. Se volete fare la versione senza l'Urrus, queste due carte sono perfette. Volendo si può tenere anche il Silverkill Commando, si può comunque tenere Hagadim's Awakening. E di sicuro andrebbe ridotta un po' la curva a 2, e andrebbe messo qualcosa a 3, ovviamente. Togliendo per esempio. Vabbè, per esempio magari Vanishing Verse può uscire, Halloblade può uscire, Show of Confidence io non la toglierei in questo mazzo, anzi magari ne aggiungerei anche una copia. Plump the Forbidden neanche, Cling to Dust potrebbe uscire,
Quindi sì, abbassare un po' la curva a 2 e a 1 e a 2 per giocare appunto drop a 3 come la Witch e l'avatar di prima. Per il resto questa versione qui comunque è molto molto interessante perché può fare davvero brutte cose con poco mana in realtà, con poco mana. Quindi provatelo. Complimenti ancora al vincitore cioè al vincitore, all'ideatore di questo mazzo e alle sue 7 vittorie nello Standard Metagame Challenge. E niente, mazzo bello, molto molto, molto interessante. Magari ecco, una monocopia di Vanishing Verse è figa sta carta, ma ci sono troppe carte moleste bicolori nel meta, quindi ok, è in monocopia, però eventualmente si potrebbe togliere per giocare qualche altra removal. In realtà il mazzo di removal ne ha comunque, perché c'ha 3 Heartless Act, che è una bella removal, Kabira, che comunque anche questa è una bella removal, se abbiamo creature in campo, ovviamente. E poi volendo c'ha anche Humiliate, che comunque Humiliate è una sorta di removal, perché scarta carta, quindi comunque può scartare creatura, può scartare Planeswalker, stregonerie varie, quindi è interessante. Quindi non è che soffra neanche troppo, però magari sai, un quarto Heartless Act invece che Vanishing Verse forse è meglio per certi versi, ma perché dice un permanente monocolore, quindi contro certe minacce è molto forte, cioè tipo anche contro Shark Typhoon, per esempio, contro Great Henge, Embercleave, cioè ci sono delle belle minacce che possono essere rimosse da questa carta. Però, insomma, dipende. Essendo in monocopia, magari quando hai davanti queste minacce neanche la vedi, quindi, capito? Dipende, dipende. Però, sì, è interessante, è interessante. Il mazzo in sé è molto interessante, magari giocherei 4 Leonin. La versione di base ne giocava comunque 3, quindi magari però 4 sono meglio, togliendo, non lo so, o togliendo magari, ah, forse anche un Hallowblade in realtà, perché ripeto, l'effetto suo è interessante, ma non lo usiamo troppo spesso il suo effetto, perché non ci piace troppo scartarci troppe carte in questo mazzo, perché non abbiamo molti peschini, anzi nessuno a parte Defiant Strike e Plump, in realtà dei peschini li abbiamo anche. No, in realtà non, ora che ci guardo bene, non deficio neanche troppo di peschini sto mazzo. Perché comunque Plump, anche senza sacrificare creatura, peschi una carta. Defiant Strike, peschi una carta. Kling, peschi una carta e poi puoi anche farlo dal cimitero per pescare altre carte. Quindi di peschini di base ne ha 7 questo mazzo. 3, 3, 6 e 7. Però è anche un mazzo che gioca molte carte una dietro l'altra, potendo. Quindi, non lo so, a volte il suo effetto diventa difficile da utilizzare. Però, insomma, vedete voi come renderlo migliore. Già così comunque è estremamente forte. La side non la so perché non c'era quando non l'ho vista, non l'ho presa, non lo so. Comunque sì, anche qui di side ulteriori removal, magari che danno meno invece che Heartless Act, e altre creature, altri Defiant Strike, magari qualche Cling to Dust in più contro Rogue può essere utile, dipende, dipende. Però comunque già così in Best of One è un buon mazzo. Contro Ultimatum soffre, abbiamo visto che contro Ultimatum fa fatica. Io sono sicuro che il giocatore di questo mazzo nello Standard Metagame Challenge ha sicuramente trovato conto degli ultimatum, che a quanto pare è riuscito a gestire, perché se ha fatto 7-1, magari quell'unica partita l'ha persa proprio contro ultimatum, non lo so, può essere. Comunque, il mazzo è questo. Io per oggi penso che mi fermerò qui e ci vedremo domani o più probabilmente sabato. Non lo so, adesso vedo domani come sono messo con la voglia e con la stanchezza, quindi nel caso comunque al massimo ci vedremo sabato.
Io come sempre vi invito, come ho fatto anche all'inizio, a mettere mi piace, a seguirmi sui miei canali YouTube e Twitch e soprattutto a commentare, a commentare, a commentare. Ogni supporto è sempre ben gradito, sempre ben accetto e farebbe tanto sarebbe tanto love. Quindi un cuore un po' brutto fatto, vabbè. Comunque, vi auguro buonanotte, ci vediamo domani o sabato, sempre su Magic Nozzo, sempre su Magic the Gathering Arena. Ciao a tutti.